Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi siamo sul Monte Grappa. La mattinata non era partita bene perché eravamo andati lì dove c'è il parcheggio del Sacrario e i militari ci hanno detto che è chiuso nel weekend. Non solo il Sacrario, ma proprio in generale non potevi camminare da nessuna parte. E allora, guardando la cartina, abbiamo girato attorno qua alla montagna, abbiamo trovato un altro sentiero libero da militari e siamo venuti su lo stesso. Buona visione. Nasino rosso. E vai anche qua. Vai anghina. Veramente, eh? Ice. Nice baby. Meno male. Ma ti sei fatto il video che lo facevi? Certo. Ah, ecco. Non so se sono inquadrato, però che è il grandangolo. Lo faccio anche a te? Allora, abbiamo costruito le nostre sedie con il seghetto e ci apprestiamo a farci il cibo. Ah, che bene! Allora, con il nostro bel panorama stiamo preparando l'aperitivo. Qualche roba. Speciale. Due. Tac. Stiamo mangiando il nostro aperitivo qui nella pace più assoluta. Un po' di tè caldo. Troppo caldo. Che montagna? Sì. Allora, eravamo in un luogo di pace e non so se vedete lì sotto, ci ha spogliata in arrivo. Avevo contati, sono più o meno una trentina. Più quelli che stanno arrivando?
Sì, insomma, da 30 in su. Finita la pace. Allora abbiamo qua dei gnocchi svevi. No, ravioli svevi. Ravioli svevi. Adesso impariamo un po' come farli. Il nostro è un esperimento. Intanto mettiamo su un po' di brodo e proviamo a cucinarli in brodo. Anche i paioli sono moderati. Mezzo litro va bene? Sì. Il brodo bolle già e qui c'è scritto di spegnerlo e metterli dentro. Sono buoni, sono di Svezia. No, sono di Svezia. Mio, sembriamo Dracula dopo. Perché che l'aglio? Sento leggermente aggressivi. Quindi devo lasciarli lì per 8 minuti? 10, 8-10. Ma senza cucinarli? Quindi adesso aspettiamo 10 minuti. E vuoi a prima? Mi hanno forchettato. Io accenderei un po' il fuoco. Vero? Sì. Li facciamo andare un po'. Mm. Sì, dai. Che mi sembrano abbastanza duri, robusti, capito? Consistenti. C'è. Ma io accenderei un pochino il fuoco. Accendiamo un altro po'. Senti se era ancora vivo. Accendi, vai amore. Allora, qua bolle. E giusto, giusto che dobbiamo mangiare, arriva Mandria. Siamo fortunati. Uffa. Tiro fuori uno e vediamo com'è. Mi sono crudi. Mangiamo. No amore, meglio sentirlo. Tieni duro questo. Test. Faccio una foto. Vediamo un po' di telefono. Già che quegli affaretti blu non sono. Quasi sono tutti che erano proprio. Che giornata. Com'è, amore? Quindi si può mangiare. Si può mangiare. Se sentite confusione, siamo osservati, cioè stiamo mangiando, ci sono 30 persone che ci guardano. Può essere il nuovo reality. Ti stavo dicendo, amore, perché ti hai messo in piedi? Fortuna che andai. Io mangio dentro lì, sai? Dentro qua? Cioè. Due. Un po' di brodo. Sì. Purissima, sei pazzo? No, devo mettermi così. Pronta? Sì. Oh, oh, oh. Dimmi. Stop. Oh. Facciamo anche un dettaglio. Intanto la c'è spugliata, sta andando via. E io mi ingoio così per bene. Qua. E buon appetito. Perfetto. Era mamma che passavano dietro di noi i cespugliatori. Tutti quanti vedevano il fornellino col fumo che usciva, col profumino. Dicevano, ah, che fame! Ah, il fornellino! Ah, io di farsi la pasta! Volevo farti poi un dettaglio dopo. Sì. Whoop, whoops. Un altro dettaglio. Del ripieno del tortellino svedese ma cinese. Tac. Con un super panorama e super cespugliatori che se ne vanno. Arrivederci. E abbiamo cima grappa e cespugliatori. Che buoni.
arriva qua, vai anche. Caffè in arrivo. Non c'era? Ma lui non lo sapeva? Di solito uno viene il giorno prima a fare attestare la cosa, no? Sai fare il video? Buon caffè, la mandria è tornata. Non so se sentiate il casino. Dopo vi racconto meglio. Allora, abbiamo lasciato come al solito tutto pulito, come vedete l'immondizia è sempre a casa, non a valle, a casa, così fate la differenziata. E adesso proviamo a tornare indietro e vediamo se troviamo a fare una sosta con i nostri scendiculo per giocare un po' nella neve, in questo panorama che c'è. Non so se rendo l'idea. Stupendo. Allora, sono passati gli alci aspiratori, li vedete ancora. E cosa troviamo qui per terra? Carta della cioccolata. Bravissimi, questa è plastica. La buttiamo via noi. Grazie a questi nostri mitici scendiculo ci divertiamo un po'. Come va, si va tanto veloce, quindi è meglio arrivare lì che c'è un avvallamento, che così ci si può fermare. E qui vicino? E qui ci sono quelle buche lì e prendi delle sederate, secondo me. Le schiappate? Sì. Andiamo? Parti, parti, così ti filmo un po'. Ah! 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 Guardate il panorama. Noi siamo arrivati da là e adesso faremo la stessa strada in cresta. Pazzesco, pazzesco qua. Allora, questo cartello ci indica quanta neve c'è. E guardate che panorama. Andiamo su. Guardate che bella cresta. Non arriviamo da là però. Ecco, dovevamo andare per qui. Questo era il nostro sentiero. Ma questa mattina siamo arrivati fino dopo quella curva e non era più calpestato, si affondava tantissimo. Abbiamo provato col bastoncino e andava sotto fino a qua, quindi una bella quantità di neve. E qui si apre il panorama. Questa volta siamo già alla macchina. In barba ai ciaspolatori. In barba ai macchine che passano. Salve! Salve!
Ma. E anche oggi si conclude il nostro trekking, breve trekking sulla neve, ci siamo divertiti, sciedi culiati, con i nostri ramponcini, fa vedere i ramponcini. Ramponcini questi... sì, ciaspole ma. Perché sul terreno ghiacciato e pendente a ciaspole non è proprio, insomma, secondo... Non è sua nonna. Secondo noi non si va bene, infatti abbiamo visto gente che piangeva. Gente che è tornata indietro, cioè ciaspolandolo indietro. Vabbè. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!